Ciao carissimi esseri dotati di neuroni, questo è Electric Abu. Oggi vi racconto una storia vera, una storia tra le tante esperienze che, anche se negative, mi hanno portato ad essere l'uomo che sono oggi e che uomo. Molti di voi mi conoscono per il duro lavoratore che sono, come il bravo padre che mi impegno ad essere, il buon amico, il personaggio semidepresso che prova a motivarvi e a darvi buoni consigli. Ma per diventare quello che sono ne ho passate tante e purtroppo combinate di ogni. Da oggi vi racconterò quindi catastrofici episodi della mia stramba vita che comunque sia mi hanno lasciato un insegnamento positivo. Qualcosa che posso lasciare anche a voi piuttosto che darvi mero e spicciolo intrattenimento, come giocare con dello slime come un menomato mentale, fare video super creepy con le bambole, sembra che vada di moda, o reagire in modo esagerato tutt'altro che spontaneo a un gioco cancerogeno e ripetitivo. Ogni riferimento a cose puramente casuali. Oggi vi racconto di quella volta che ho rischiato il coma etilico, è già terrificante da come suona, lo so, eppure anche questo episodio mi ha insegnato qualcosa. Iniziamo! Avevo 15 anni. All'epoca ero il classico ragazzo anticonformista che apprezzava i contenuti di nicchia, anime, manga, musica metal dai Slipknot ai Metallica. Le mie passioni erano ben diverse dalle masse ed ero sinceramente contento così. Se i miei amici pensavano solo a giocare a calcetto, vedere la partita la domenica e uscire a fare le famose vasche per il corso di Fabriano il sabato, io preferivo i videogiochi con un certo spessore narrativo e alta difficoltà come i vecchi Final Fantasy, suonare i Metallica o i System of a Down dentro il garage del mio amico, disegnare e vedere utilità in generale del mio tempo, cosa totalmente opposta quindi a fare su e giù lungo lo stesso cavolo di corso storico senza uno scopo tangibile. C'è un grosso però in questa storia, o non sarebbe accaduta, e non avrebbe alcun senso per me stare qui a scrivere questo testo e disegnare queste simpatiche illustrazioni, giusto? Durante gli anni delle medie e delle superiori, per mantenere un minimo di apparente e vaga vita sociale, era necessario che io cedessi a certi stereotipi delle masse e che io mi adeguassi a certe abitudini, idee di divertimento. E qui è nascosto l'errore da cui potete imparare, da cui io stesso ho imparato. Non mi è mai fregato un ceppo del calcetto, come ho detto, eppure troppi pomeriggi mi sono ritrovato al campetto della chiesa a calciare insieme agli amici un pallone, a scorticarmi la pelle sull'asfalto e a prendere pallonate nei gioielli di famiglia. Infatti ero anche bravino, tanto che quando mi è capitato di visitare parenti colombiani slash americani, ero parecchio avanti, diciamo. Nel senso che gli rompevo il culo, capito? Non mi è mai fregato niente di camminare senza scopo lungo il corso di Fabriano, eppure alla fine ho macinato chilometri sopra quei maledetti San Pietrini, che per chi non lo sapesse, siccome i miei video vogliono essere a prova di tonto, i San Pietrini sono quei simpatici sassi levigati che compongono una strada storica con un disegno ripetitivo che fa da texture a discreto impatto visivo. Non mi è mai fregato del bere di nascosto dai genitori per fare l'apparentemente ma in realtà stupido babbano figo della situazione. Eppure è proprio qui che ho ceduto, che ho perso e mi sono lasciato stupidamente trascinare dagli amici in una situazione completamente da dimenticare. Ogni estate, come saprete, paesini dimenticati dal signore in giro per l'Italia si inventano una stupida scusa per mangiare e bere a volontà cibo discreto e vino di pessima qualità per il 70% annacquato. In realtà, questi eventi prendono l'ambiguo e furtivo nome di sagre di paese. Ok, molte sono belle e seriamente legate alla tradizione, mentre altre, beh, sono solo una scusa per alzare il gomito, far entrare qualche spicciolo nelle tasche del comune e farsi trascinare a casa dagli amici tra un rigurgito e l'altro della cena di dubbia qualità. Quindi non pensarci troppo se quello che hai pagato e mangiato due ore prima ora è un dipinto espressionista sull'asfalto, ecco. Non venite a dirmi, per esempio, che la sagra della cena, al contrario, di Amandola, un comune di 5.000 abitanti tra Sarnano e Ascoli Piceno, in cui inizi la cena dal dolce e l'amaro fino ad arrivare all'antipasto, abbia un senso logico o una connessione con una stramba tradizione antichissima, perché ne dubito fortemente. Non andiamo troppo fuori tema. La festa di Moscano, una piccola frazione di Fabriano, si teneva ogni estate, perché ormai l'hanno cancellata, non si fa più, chissà perché. Si mangia, si beve, si tirano anelli su delle oche di plastica sperando di vincere un salame o una bottiglia di vino, e si gioca la ruota della fortuna per vincere un prosciutto. E tra l'altro una volta l'ho vinto alla sagra di Loreto assieme a un amico, e ora abbiamo una storia divertente in più da raccontare per far colpo. E già che ci sono lo saluto, ciao Emanuel, sì, avrai il tuo costume arena col mio design appena esce. Fatto sta che da minorenni
come giustissimo che sia, non potevamo bere alcolici durante la festa. In posti così piccoli tutti si conoscono. Franco avrebbe detto a Franchino, che avrebbe riferito alla signora Franca, che avrebbe detto al papà di Franchino Junior, che ci ha visto bere di nascosto. E men che non si dica, lo avrebbero saputo tutti i genitori e ci saremmo ritrovati tutti con le braghe abbassate e il sederino rosso. Uno dei nostri amici ha quindi avuto la brillante, in realtà totalmente stupida e incosciente idea, di andare il giorno dopo in pieno giorno e rigorosamente in gruppi da tre su ogni motorino, in quanto, beh, avevamo i mezzi limitati. Andare nel luogo della festa, trovare le botti di vino incustodite e iniziare a tracannarle come vittime della peggior siccità mai immaginata. La verità è che io sono stato molto cauto. Ho bevuto qualcosa come 3 o 4 bicchieri al massimo, eppure il danno ormai era stato fatto. Per conservare il vino nelle botti, non date ogni mia parola per buona, così mi è stato detto, si utilizza l'aceto o altri composti. Bere quindi la parte finale della botte può portare a una rischiosa intossicazione alimentare e alcolica. È proprio ciò che è successo a me. Dopo solo 4 bicchieri di vino e una pesante intossicazione alcolica ho quindi iniziato a vaneggiare, a ridere, a piangere, giuro, non scherzo, ho testimoni, e a parlare di quanto amassi Devil May Cry 3, che all'epoca era un trionfo per i giochi action di medio-alta difficoltà. Dicevo letteralmente, amo Devil May Cry 3, è il gioco più bello della vita, mentre piangevo tutto questo. Sì, e vaneggiare anche perché, visto ora 28 anni, sì, è un ottimo titolo, ma sicuramente non il migliore della vita, anche perché il primo posto sul podio ce l'ha Bloodborne dal 2015. Dopo qualche ora in questo stato vergognoso, ho perso i sensi. Da qui tutto ciò che vi dirò mi è stato rigorosamente raccontato, perché io ero nel Paese delle Meraviglie insieme a Pippo Paperino a fare strage dei miei stessi neuroni, ok? I miei amici si sono cagati addosso dalla paura, pensavano fossi morto apparentemente. Sono scesi in tre come prima su un unico motorino per cercare aiuto e lasciato altri due che nel peggiore dei casi avrebbero dovuto mettermi tra loro due su un secondo motorino e portarmi all'ospedale, ma uno di questi due, preso dall'ansia, partì da solo e lasciò noi ultimi due, il morto e l'ultimo amico vagamente lucido, da soli. L'ultimo amico è riuscito a contattare uno zio che viveva da quelle parti e mi hanno portato fino a casa con mia sorella, che improvvisamente è apparsa nella storia. Non sono sicuro del preciso momento in cui appare nella timeline, ma ok. Arrivati a casa, i miei genitori, oltre ad essersi presi lo spavento peggiore della loro vita fino a quel momento, e dico fino a quel momento perché poi il record se lo è preso mio fratello quando si è schiantato con lo skate senza casco di testa addosso al morbido asfalto di via Seraloggia, portato all'ospedale di Ancona in elicottero e perso alla fine il senso dell'olfatto, quindi ha pagato il prezzo della mancata responsabilità con uno dei 5 sensi, vedete un po' voi, si dice karma. Dove ero rimasto? Ah sì, arrivati a casa i miei chiamarono l'ambulanza e i dottori, appena arrivati, mi hanno attaccato a flebo, cose, mi iniziarono a rianimare, a urlare in faccia frasi in realtà piuttosto drammatiche e teatrali, e non scherzo, del tipo, non oggi, tu non te ne andrai, non ti permetterò di andartene. E dopo diverse ore, punto da cui inizio a ricordare in prima persona, mi sono svegliato distrutto e mi è stato raccontato il resto. Mi è stato detto che ero un passo dal coma, se non peggio. A ripensarci ora sicuramente è non una di quelle storie che vorresti mai raccontare, ma forse è meglio farlo, perché sono sicuro che là fuori c'è qualcuno che, come me, si è sentito costretto e stupidamente ha ceduto nel seguire il proprio gruppo di amici anche in cose che non gli piacevano o cose che non approvava, pur di stare con loro, pur di sentirsi parte di un gruppo, e non sempre il solito sfigato che, preso in giro, legge manga e ascolta in Metallica in disparte. Finché ti tocca fare una partita a calcetto, anche se non ti fa impazzire, ci sta, si fa per stare insieme e al massimo tornerai con una sbucciatura di troppo, ma in altre occasioni, ammettiamolo, ti faranno sentire in colpa perché non partecipi alla serata devastante, perché sei l'unico che non vuole fumarsi quella sigaretta di nascosto, ti diranno che non hai le palle, ti prenderanno in giro perché non hai partecipato alle loro pessime idee, ma tu te ne freghi, te ne fregherai, tu fregatene, tieni duro. Loro cresceranno, matureranno prima o poi, e molti rimarranno tuoi amici a prescindere perché ti vogliono bene. Chi non è rimasto si vede che obiettivamente non ci teneva e per strada incontrerai tanti altri amici con i tuoi gusti, con cui mettere su una band tamarra durante il liceo, con cui condividere anime, manga e videogiochi, con cui passare notti insonni a giocare a Risico, con cui non dovrai mai cambiare quello che sei, né tantomeno calpestare il tuo stesso senso della responsabilità, il tuo giudizio,
pur di non essere solo. Direi che questo è quanto. Mi piace pensare che le mie pessime scelte durante la vita, i miei errori e le mie pessime storie possano darvi qualcosa su cui riflettere, possano lasciare una piccola morale in questo caso, dar coraggio agli esclusi o agli sfigati, tra virgolette, perché sappiatelo, voi sarete la persona interessante di domani e non i noiosi con poco da dare o da dire. Alla prossima e bella!